Il ne s'agit pas d'une punition. Michel Barnier, capo della commissione responsabile dei negoziati sulla Brexit, con parole pacate ma ferme, illustra la bozza che Bruxelles intende imporre a Londra per negoziarne l'uscita dall'Unione. Il punto cruciale è la somma che la Gran Bretagna dovrà versare nelle casse europee, una cifra che balla dai 60 ai 100 miliardi di sterline e che tiene conto della percentuale britannica nei progetti concordati insieme, ma anche il contributo del Regno Unito al pagamento di pensioni e benefici per i dipendenti dell'Unione e i contributi per l'agricoltura e altre spese. Londra ovviamente non è disposta a pagare un conto tanto salato e attraverso il ministro della Brexit, David Davis, fa sapere che solo quanto è legalmente dovuto e non semplicemente ciò che Bruxelles vuole verrà pagato. Da parte sua il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha chiarito che l'Unione europea non discuterà con il governo britannico dei futuri accordi commerciali fino a quando Londra non avrà pagato tutto. E a questo punto, nella schermaglia, che prende sempre più le sembianze di una vera guerra, interviene il primo ministro inglese Theresa May, che accusa i leader e i funzionari europei di voler condizionare le elezioni britanniche dell'8 giugno.